commenta la corsa dell'Anzio Lavinio, una serata decisamente non proprio delle felici, capitano Mastrofrancesco, ci è voluta un po' più di grinta, anche se questa sera un po' in affanno. Sì, diciamo che ci ha rallentato un po' il fatto che le ragazze sono venute con una mezz'ora di ritardo, quindi questa mezz'ora ci ha un po' fatto calare la tensione, quindi siamo entrate in campo un po' poco concentrate, quindi abbiamo cercato durante la partita di riprenderci, abbiamo avuto tante occasioni, tanti tiri, però purtroppo diciamo che la sfortuna ci ha fatto compagnia questa sera. Ecco, mister, è tutto forse in quel pochi vocaboli che utilizzava durante i time out, siamo un po' troppo molli, un po' troppo mosce, il gioco ne si è risentito, anche perché per questa squadra poi tra l'altro nelle due precedenti gare era una macchina di gol, 25 gol, questa sera non sembra, o meglio sembra una lontana parente di quelle due uscite precedenti a questa sera. Sì, beh, diciamo che sono mancati solo i gol, perché la partita l'abbiamo fatta decisamente solo noi, abbiamo fatto tantissimi tiri, tantissime occasioni sprecate purtroppo, quindi ci ha mancata solo tanta decisione davanti alla porta, quindi tanta sfortuna questa sera, sì. Bene, grazie, lasciamo Mastro Francesco andare a raggiungere anche le sue compagne, chiamiamo anche il tecnico Mauro Fontemaggi, intanto un'ultima sola battuta, loro però nelle occasioni pochissime ne hanno avute, però sono state molto ciniche. Beh, diciamo che loro sono state fortunate, la colpa è stata tutta la nostra, c'è stata poca concentrazione, una sfortuna da parte del portiere, una disattenzione, però diciamo che la colpa è solo nostra, siamo state poco decise davanti alla porta. Bene, chiara e laconica il commento e grazie anche per questa precisazione. Allora mister, ti sentivamo anche durante i time out, anche se la voce era piuttosto bassa, forse roca, questa sera ti hanno fatto veramente strillare, cos'è che non è andato questa sera, se così vogliamo dire? Forse le ragazze troppo convinte di quelle che siamo riuscite a fare fino adesso, mancava sicuramente un pochino di voglia di vincere, a differenza di quello che avevano nell'altra squadra. L'altra squadra abbiamo fatto 60 minuti di assedio, insomma, subito 4 tiri in porta, 4 gol, purtroppo il calcio a 5 è questo. La cosa bella è che comunque siamo riusciti a fare una rimonta, comunque diciamo per come si era messa un punto l'abbiamo portata a casa, anche se io sinceramente speravo di più, perché dalle mie ragazze mi aspetto tanto, perché quest'anno gli abbiamo dato tanto, è vero che loro si impegnano tanto, però c'è sempre la possibilità di migliorare e di fare di più, l'impegno che quest'anno stiamo mettendo per tenere in piedi questo gruppo è importante, soprattutto per una categoria che viene sempre emarginata, che è quella del femminile, è una cosa che sinceramente bisognerebbe dare un'inversione di tendenza, perché ci mettono anima e cuore sia negli allenamenti e sia nelle partite, anche se oggi magari è un pochino sottotono, io voglio dire magari il campo era, ma forse il campo allora, era bagnato. Se andiamo un attimo, se fosse il, come si dice, se fosse un altro sport potremmo contare le occasioni da rete, questo invece lo sappiamo tutti, segna, se si segna si ha più ragione magari rispetto alle altre. Ecco, ti sentivamo molte volte ripetere 4 tiri in porta e 4 altrettanto reti, noi praticamente abbiamo fatto un assedio continuo, ma come diceva anche il Mastro Francesco, forse il ritardo della squadra ospite vi ha creato forse un po' di disagio, forse anche la convinzione. Qual è l'aspetto che però ha predominato e ha giovato a sfavore vostro in questa gara? A sfavore nostro sicuramente ha giocato una mancanza di concentrazione, perché arrivavamo sempre un secondo dopo sulla palla, nonostante atleticamente siamo sicuramente superiori, perché le ragazze hanno cominciato a sudare a fine partita, questo il merito è anche tutto del preparatore atletico che è Fabrizio Falconetti, per cui non è che c'è una colpa precisa, ci sono delle situazioni di gioco che vengono
da occasioni, altrettante occasioni sciupate o favorevoli che siano, noi purtroppo abbiamo subito quella mancanza di cattiveria che nelle altre partite ci abbiamo sempre messo. Sulle altre partite ci buttavamo col corpo, ci buttavamo con la testa, questa partita forse faceva freddo. Ma quello che è un altro aspetto che abbiamo notato, il cambiamento di gioco quando cercavi, o meglio hai tentato di far cercare alle ragazze il gioco sulle corsie laterali, che sembrava poi essere molto più fruttifero rispetto alle incursioni, alle imbucate come si usa suol dire nel futsal, sembrava poi improvvisamente c'era questo momento di appannamento. Sì, tenevano questa sera, hanno tenuto un pochino troppo la palla, forse bisogna velocizzare un pochino di più il gioco. Ripeto, è una partita singola, comunque le ragazze stanno facendo un ottimo lavoro, io le adoro tutte, io le amo proprio queste ragazze in una maniera impressionante, perché ti fanno vivere delle emozioni nel bene e nel male che sinceramente neanche quando ero in campo spesso vivevo. E però è ovvio, come tutte le partite ci stanno gli alti e i bassi, diciamo questa sera speriamo che abbiamo toccato il basso e dalla prossima andiamo solo a salire. Vabbè mister, comunque un pareggio dalle sue parole sembra piuttosto una sconfitta, l'amarezza che rimane. Sì, perché andando a vedere quelle che sono state le occasioni da gol, come parlavamo prima, abbiamo fatto, io ho contato forse 20 tiri nello specchio della porta, credo 3-4 palle dentro lo specchio della porta, il portiere avversario ha fatto 3-4 miracoli. E d'altra parte noi di qua ci hanno fatto questi 4 tiri in porta, anche sfortunati, abbiamo preso gol e ovviamente quando vai a rincorrere poi ti diventa tutto difficile. Bene, è tutto con il tecnico Fontemaggi, si chiude qui il nostro commento ricordando che le riprese esterne sono affidate a Giulia Onorati. Da Anzio è tutto, Anzio Lavigno, Atletico Cisco Roma, 4-4.